cari amici, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Pungolo Talk. Siamo sempre presso l'atelier di Franco Aliotta, qui a Bagheria. Oggi è nostro ospite Daniele Marino, consigliere di opposizione del Consiglio Comunale a Santa Flavia. Benvenuto, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito e buonasera a chi ci sta seguendo. Allora Daniele, tu sei uno di quelli che insomma sei più in prima linea, che ti interessi abbastanza, segui i fatti insomma del Comune. Se volessimo dire lo stato di salute del Comune di Santa Flavia, cosa possiamo dire? Fortunatamente come opposizione siamo in tanti che ci occupiamo del paese, non sono l'unico, ma ho la fortuna di avere dei colleghi dall'altra parte dell'aula che si impegnano a 360 gradi come me. Se dobbiamo vedere un po' lo stato del comune, non navighiamo in buone acque, i problemi sono sostanziali, ma non voglio fare un'opposizione strumentale, criticare soltanto a prescindere. Sappiamo pure le difficoltà che ci sono attualmente nell'amministrare la cosa pubblica. Santa Flavia, l'unico rammarico è quello che noi come comune non ci manca nulla. Potremmo essere il fiore all'occhiello della provincia di Palermo, ma questo per politiche sbagliate, non con il sindaco Salvo Sanfilippo, ma da un decennio, da un ventennio a questa parte. Ci ritroviamo che forse io ho la fortuna di ricordare, essendo non grande di età, però avendo la fortuna di avere dei fratelli abbastanza più grandi di me, Sporticello Santa Flavia dei fine anni 90, quando era veramente una culla, un salotto. E la speranza mia, del gruppo che stiamo creando, che stiamo cercando di condividere il progetto con altre forze politiche, associative e persone di buona volontà del comune, del nostro territorio, è quello di riportare il nostro territorio agli albori di un tempo. Ecco, noi abbiamo avuto, come naturalmente tu saprai, anche i nostri spettatori, presente qui il sindaco, il quale insomma ha descritto anche lui questa situazione un pochettino insomma non floridissima, con delle situazioni insomma di difficoltà. Una per tutte, per esempio, è il discorso dell'acqua, la balneabilità, la salubrità dell'acqua, insomma tutte queste cose relative al mare. Il mare che è fonte di ricchezza per Santa Flavia. Qual è la situazione? La situazione, come molti che seguono la politica flavese sanno, io sono promotore di una commissione speciale per poter, prevista dal regolamento comunale, per il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, per sapere che fine ha fatto il nostro depuratore, perché comunque c'è qualcosa da sfatare. Per l'opinione pubblica il depuratore di Santa Flavia non esiste, non c'è, è da costruire. Invece per le carte il nostro depuratore c'è. Infatti il finanziamento fatto a tempo parla di 6 milioni di euro per l'adeguamento del depuratore in essere. Però ovviamente andiamo a depurare, non c'è nulla, c'è soltanto un cantiere aperto con un po' di cemento e qualche macchina. E questo dovrebbe essere di priorità per qualsiasi esso sia l'amministratore, il sindaco del territorio, perché la situazione è veramente devastante. Noi non possiamo nel 2020 ancora vedere la discarica a cielo aperto che c'è alla fine del lungomare del Cristoforo Colombo. E tra l'altro colgo occasione per dare informazione che a giorni, grazie all'apporto dell'assessore regionale Cordaro in collaborazione con l'assessore Falcone, è stato già redatto un preventivo per la bonifica completa a 360 gradi del porto di Porticello, che sappiamo tutti quello che c'è all'interno. Infatti è notizia di pochi minuti, aspettiamo soltanto la firma dell'assessore Falcone che sta collaborando, che sarà sovvenzionata non con fondi regionali, non c'è nessun euro finanziato per finanziare l'opera, grazie al governo regionale che in giunta regionale si riunirà per sovvenzionare questo progetto di bonifica. Ecco, perché secondo te le amministrazioni che si sono succedute non hanno attenzionato, questo è un grande problema, quello appunto della salubrità delle acque, della pulizia, anche se insomma un certo sforzo sia stato fatto negli ultimi tempi per quanto riguarda la raccolta differenziata. Io in riferimento al depuratore ho il mio pensiero,
Sono giovane, in questi 3 anni sono stato 15 anni a fare il pendolare alla spola tra Palermo, Santa Flavia e Firenze per lavoro. In questi 3 anni mi sto impegnando al 101% per comprendere quale sia la situazione del nostro territorio. Per quello che ho potuto comprendere, per la mia esperienza in questi 3 anni, il depuratore di Santa Flavia, qualsiasi esso sia la politica e l'amministratore del periodo, come la fa, diciamo alla vecchia maniera, sbaglia. In che senso? Nel senso che se non viene fatto il depuratore come sto cercando adesso, c'è soltanto un discorso di opinione pubblica e un discorso ambientale, perché stiamo subendo una devastazione ambientale. Se lo fa, c'è un pacchetto di voti che è riconducibile a quella zona, perché è da pazzi andare a fare il, chi è che l'ha progettato all'epoca, è da pazzi andare a fare il depuratore attualmente in quella zona, perché noi ricordiamoci, è quella una zona abitata in questo istante. Quindi lei capisce bene chi è questo sindaco che si va a mettere contro un intero quartiere, e perdere i voti. Però per il benessere della città, insomma, dovrebbe essere diverso. Passiamo ad un altro argomento. Mare abbiamo parlato, pulizia ne abbiamo parlato, o meglio, pulizia ancora non tanto, cioè nel senso che non è che va tanto bene la raccolta. La raccolta non va tanto bene. Io mi confronto, sia perché siamo coetanei, ci conosciamo, siamo flavesi, con il vice sindaco che attualmente ha la delega. Il Covid ci ha distrutti, perché sugli operai del Coires ce ne sono almeno 3 e almeno 7 che sono messi in riposo forzato dato dal direttore, e quindi lui si è trovato un po' con la carenza di personale. Questo non giustifica, attenzione, perché noi paghiamo. Vabbè, a Palermo per esempio la RAP ha affidato ai privati il servizio per cercare di smaltire. E ora lui, infatti, però noi abbiamo sempre dei problemi di bilancio, perché noi sappiamo il nostro bilancio comunale, siamo al limite. Certo, se tutti i cittadini fossero virtuosi questo magari non succederebbe. Ma guarda, io c'è su un questo discorso anche di educazione, sì, alla, su, guarda, fino a poc'anzi prima di entrare ho commentato un post di una mia amica, un Movimento 5 Stelle, un attivista del movimento. Sì, è vero che ci vuole l'impegno dei nostri cittadini, però noi abbiamo visto con quando c'era Vito Matranga a Santa Flavia, i nostri concittadini hanno risposto alla grande. Quindi io sono più che sicuro e sono consapevole del fatto che Santa Flavia, con una giusta politica e con l'impegno da parte di tutti, i nostri concittadini risponderanno alla grande, soprattutto andare a colpire chi è che merita di essere colpito. Quindi le sanzioni. Passiamo ad un altro argomento, la cultura. Voi avete la fortuna di avere un sito veramente importante, la zona archeologica di Solunto. Anche a causa del Covid è stato chiuso, adesso è stato riaperto, insomma, almeno una parte. Come si può valorizzare di più la zona archeologica, secondo te? Mi hai fatto una domanda che io ho polemizzato un po' con chi è che per ora si sta occupando della riapertura. Ovviamente ringrazio sempre l'assessore regionale e quant'altro che stanno riportando alla luce e stanno riqualificando il tutto. Però credo che il sito di Solunto ha una potenzialità enorme. E potrebbe anche, per esempio, essere messo nei tour quando scendono le crociere a Palermo, organizzare, andare a contrattare con Costa Crociera, con MSC, con chi è che per, quando vengono a Palermo, dico, è una posta obbligata assoluta. Ma questo presuppone però la recettività alberghiera. Se non ricordo male, il Cafara è chiuso da parecchi anni. Zagarella ha ridotto notevolmente la recettività. Qual è la situazione? Noi abbiamo l'Hotel Domina che quest'anno, quanto ha fatto un po' il cambio, ma perché è dato dal Covid-19. Per quello che mi risulta sapere, il Cafara era pronto all'apertura perché è ristrutturato e l'hanno bloccato perché dico il Covid-19. Cioè, e comunque Santa Flavia è dotato di B&B. Quest'anno so che nonostante il Covid la richiesta era superiore all'offerta. Si ci deve lavorare. Ovviamente Solunto non deve vivere soltanto di spettacoli, sagre, sagrette e fiere varie. Solunto deve ritornare come l'isola di Monza, deve ritornare a fare il sito archeologico e avere turisti e visitatori da tutto il mondo per andare a vedere, che tra l'altro è uno dei più importanti di quel genere. Ecco, la tua specificità qual è in seno al Consiglio Comunale? Cioè, qual è la branca di cui ti occupi di più? No, io sinceramente ho svariato un po' in tutti gli argomenti. Ovviamente per deformazione professionale sono agente di polizia, nonché dirigente sindacale.
mi occupo un po' delle cose un po' più della sicurezza. Questo è parliamo della sicurezza. Durante l'estate è scoppiato il caso, insomma, Santeria, e la sera questa movida incontrollata. Adesso invece come stanno le cose? Adesso fortunatamente il tutto sta andando scemando, grazie però al fattore che sta finendo la stagione estiva. Ho preoccupazione che il prossimo anno, se già da oggi non si comincia a lavorare, siamo sempre punti a capo. Io sulla questione Santeria, colgo occasione che mi hai fatto la domanda, l'ho sempre non, diciamo tra virgolette, affrontata, perché a pagare lo scotto maggiore su questa situazione sono state l'attività commerciale, i chioschi di Santeria, che hanno avuto avere ordinanze, poi ci sono stati ricorsi al TAR. Esatto, sì. Siccome in famiglia ho familiari che hanno dei chioschi nella zona Porticello, zona Livella, per evitare di giudicare quella situazione che poteva essere fraintesa o quantomeno strumentalizzata, mi sono sempre astenuto, ma ho parlato sempre con i commercianti. Anche il ricorso al TAR, chi va a leggere, qualche avvocato si è permesso di nominare l'attività commerciale di Marino. Io credo che a Santeria le soluzioni ci sono, bisogna collaborare tutte le parti politici, maggioranza e opposizione, soprattutto ascoltare i consiglieri comunali che sono nel luogo, che sono nella zona, che vivono la situazione, e trovare un punto per rispettare i cittadini che ci dormono, che ci vivono, ma rispettare solo anche chi aspetta quei 4 mesi d'estate per fare economia, per lavorare, perché fondamentalmente non chiedono nulla. Lavorare è comunque un'economia che gira, perché ogni chiosco ha 5, 6, 7, 10 dipendenti impiegati. Tra l'altro, insomma, è una zona abbastanza frequentata, ci sono i bagheresi che scendono a Santa Flavia, a Porticello, a Santeria, quindi potrebbe essere un discorso importante. Bene, mi fa piacere che sei stato sensato anche nelle tue riflessioni, c'è questo lanciare un ponte anche con l'amministrazione, con la maggioranza, perché è chiaro che tutti dovreste remare dalla stessa parte, e le litigiosità che di solito ci sono in consiglio comunale dovrebbero essere abbattuti, e quindi, insomma, prendendo spunto da quello che ha detto il consigliere Marino, mi pare che l'amministrazione potrebbe cogliere al balzo questa proposta e quindi cercare di collaborare tutti in sinergia. Io ho sempre fatto, in questi 3 anni il mio mandato l'ho sempre portato avanti con il rispetto dei ruoli. Io sono in opposizione, non amministro. Il mio incarico è quello di sindacalizzare, andare a vedere quello che funziona, non funziona, e penso che lo sto facendo, tra virgolette, impegnando. L'impegno c'è tutto, poi se lo sto facendo bene o male saranno gli elettori, i cittadini a dirlo. Di sicuro non faccio un'opposizione strumentale, di sicuro non faccio opposizione a prescindere, perché quello che dice il sindaco deve essere sbagliato perché sono in opposizione, e di sicuro non ho nemici politici a Santa Flavia, io ho avversari al massimo politici. Io come nemici non ne ho, e colgo occasione per ricordare a molti membri del Consiglio Comunale e dell'amministrazione che fondamentalmente Santa Flavia è un paese di 12.000 abitanti, ci conosciamo più o meno tutti, siamo una piccola comunità che dovremmo essere tutti ad unisono vicini per portare avanti quello che è l'obiettivo primario, far ritornare Santa Flavia agli albori di un tempo. Bene, ringraziamo il consigliere Daniele Marino della sua presenza al Pungolo Talk. L'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata, quando avremo un altro ospite che verrà appunto a raccontare a tutti noi quella che è la sua esperienza. Ve lo anticipo già fin d'ora, parleremo con il pianista sull'oceano. Buonasera. Buonasera a voi, grazie.